Oggi vi faccio vedere la mia golosissima Zano Shoes Collection. Sono tante. Mi sa che sono una trentina, una quarantina. Vorrei capire quant'è il valore della mia collezione. Ormai è una collezione che ho da 3 anni e mezzo. Poi vediamo anche quali sono le scarpe in realtà che mancano alla mia collezione. Quelle che vanno comprate. E quello sarà un problema, raga. Meglio non saperle. Poi vi racconto dietro ogni scarpa se c'è qualcosa da raccontare. Se no, in caso, sarà chill. Siete pieni di hype. Addirittura, io so che è una cosa che in realtà piace. Però l'anno scorso l'avevo fatta con Francesco, la persona che più mi rifornisce a livello di scarpa. Però ci tengo a dire che questo video non è e non sarà fatto per flexare, ma è più per farvi vedere qual è la mia collezione, raga. No, perché... lasciaci corita. Bene, non t'azzardà. Perché so che molte persone sono curiose, vogliono sapere che scarpe che c'ho, la roba che c'ho. Porca. Non me ne frega un cazzo a me di flexare, non me ne frega un cazzo, lo sapete. Mi piace farvi vedere la roba che c'ho e se vi piacciono è per il content. Bene. For the content. Da dove cazzo si inizia? Iniziamo da queste, raga. Le scarpe della Lidl. Queste fanno parte della mia collezione purtroppo perché Francesco, il ragazzo di Hyper Seller Milano, ha deciso di mandarmele. Queste qua quanto costano? 10 euro in teoria. Vabbè, famo che queste sono priceless. Come quando fanno vedere, tipo gli artisti fanno vedere tipo una roba così, fanno priceless. Non l'ho ancora messe. Queste qui sono le Fire Red. Spaccano. Queste qui lo usate anche un pochino. Un paro di volte lo usate. Dalla suola sembrerebbe un paro di volte. E queste qui le Metallic Red, no, le Fire sono quell'altre. Queste qui non le ho comprate. Però queste qua stanno a quattro felloni al momento. Dai, rotti i coglioni. Perché? Perché metti le scarpe con la destra e sinistra invertita nella libreria. Mentre invece le Fire Red sono queste. Sono praticamente uguali, ma sono più belle. Queste spaccano, raga. Io ho il 45, raga, poi de fella. Queste qua poi sono uscite abbastanza, tipo, 3 mesetti fa, se non sbaglio. Sono belle fragiche, io le adoro. Poi, è vero, rimaniamo in tema 4. E poi ci sono queste. Queste qua che non sono mie, ma sono di Rebecca. Ho fatto un regalino pazzo. E queste qua, queste qui sono quelle per off. E queste qui è zio pera, ragazzi. Queste le volevo io, altro che. Queste spaccano, raga, spaccano un casino proprio. Il colore è bellissimo. Il modello è bello fragico. Secondo me sono una delle collab più fighe di Off-White uscite. La differenza di piede tra... La differenza di piede tra il mio e tra il suo numero e il mio. Che comunque ho un piede grande io in realtà. Queste qua il numero mio lo volevo prendere, ma costicchiava un po' troppo, rosicato. Ho detto vaffanculo e non l'ho preso. Volevo fare tutte le Jordan 1. Queste qua perché stanno a uscire, mi sembra quella, le reverse. Queste sono le Shadow, raga. Avevi anche pestato una merda queste scarpe. Con queste ci avevo pure pestato la merda. Queste qui sono le Shadow, mo stanno uscendo tipo le reverse. Boh, però io continuo a preferire queste. Alla fine queste sono easy, nero grigio, le metti con tutto, te ne sbatti il cazzo, urlo del sium. Io le avevo pagate al tempo 250. Quest'altra invece, regà, Pippo Shoes. Perché c'è lacci diversi? Queste qua con i lacci diversi, raga, queste qui sono pazze. Queste qui che sono le Gold Purple. Messi tu i lacci diversi. Sì, vabbè, ma spaccano il culo così. Vabbè dai raga, cioè per forza, col purple per forza andavano messe così, un laccetto così e il laccetto nero. Il fatto è che, boh, in realtà li puoi abbinare, basta che te vesti di nero hai fatto, cioè con queste sta bene. Queste spaccano. In realtà tu avevi preso, mi ricordo, una tuta di Palmangelo apposta. Ho comprato una tuta di Palmangelo apposta di mai questo messo colore. Tutto insieme. Non ho mai messo tutto insieme, no, perché poi siamo riandati anche in lockdown, ovviamente, non ho avuto modo per sfoggiare sì, l'outfit. Preso, l'avevi preso la scorsa estate. Sì, e poi siamo riandati poi in lockdown. Siamo stati chiusi dentro tutto l'inverno. Esatto. E poi è tornata l'estate, quindi non te la... No, 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 è purple, è che il colore è un po' strano, però è purple. Cioè, dalla CC della cam si vede diverso, ma in realtà è purple, frate, non è blu. L'ho pagate 2,50, l'ho pagate quelle. Allora, queste qui sono mid. Infatti, queste qui sono state comprate in un momento strano della mia vita. Queste qui sarebbero da buttare dalla finestra, purtroppo. Perché? Però sono fighe, però sono mid. Che vuol dire sono mid? Eh? Vuol dire mid? Vedi, non è Jordan 1 high, è mid. Sono blasfeme le mid, considera. Le Jordan 1 non low high, sono mid, è blasfemia. Che cazzo le hai prese a fa? No, vedi che manca... un centimetro in meno! Esattamente! Ma vaffanculo, yeah. Vabbè, comunque, queste qui stanno là. Vabbè, queste, regà, queste, che gli volete dire? Al contrario, foto. Fuck. Non scherzate. Queste spaccano.
Not for resale, not for resale. Queste spaccano il culo, l'ho pagate 4,5. 4,5, queste sono classicone, sono hit. Foto? No, grazie. E neanche te rivendo. Queste sono le ultime che... No, no, sì. Ma tu hai delle Jordan 1 anche lì dentro? Sì, infatti me le tiro fuori. Queste... Quanto sono belle. Le smoke sono devastanti. A me sto colore piace troppo. Piace grigio, bianco e rosso insieme. Col nero pure stanno troppo bene, frate. Aspetta. Oh! Allora, queste che gli devo mettere ancora i lacci. E queste mi fanno un pazzo. Rookie! 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 Big rookie. Qua come li vogliamo mettere i lacci? E queste qua invece ringrazio direttamente StockX. Perché queste qui non le ho comprate. Priceless. Beh, no, no. Grazie StockX, questa è tanta roba, raga. Cioè, le volevo comprare da sempre, però poi ci ho avuto un bel bucio di culo. Collaborazione pazza con StockX e le avevamo prese in live, non so se vi ricordate, quando ho fatto anche il giveaway della Play. Quindi queste sono priceless. Bellissimo. Sono devastanti. Tra le mie preferite delle One, onestamente. E sono orribili. Non è vero. Vola un'aquila nel cielo. Spaccano, raga. Ancora le devo mettere da quando mi sono arrivate. Ancora le devo mettere laccio. Però sono belle fragiche, raga. Che altri Jordan 1 ci abbiamo? Tira fuori le ultime Jordan 1 della mia collezione, va. Anche quelli di Off-White avevano un azzurro acceso. Più che altro mi sa che non erano tipo scamosciate. Queste qui sono un po' tipo quel scamosciatino. Non c'è una questione di colori. Lì sono tutti colori accesi. Questi qui sono colori pastello. Quindi il flow ci sta male. Allora, queste vabbè, sono loro. Guardate quanto sono rovinate. Queste le hai usate un sacco. Queste le ho usate tantissimo. Queste le ho usate davvero tanto. E queste qua sono le ultime Jordan 1 che ho della collezione. Vabbè, raga, cioè. Che cazzo gli devi dire? Con l'accetto rosa, raga, cioè, fermatevi proprio. Queste qui hanno anche un valore in realtà affettivo, raga, perché... Aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere. Se l'hai preso, mi sa. E volevo far vedere il Cactus Jack qua dentro. Ah, queste qui hanno un valore affettivo. Valore affettivo particolare, perché le ho pagate 500. Mo stanno tipo al triplo. Una delle prime scarpe che ho comprato di Travis. Di Travis le prime in assoluto. Queste qui sono le prime in assoluto di Travis che ho comprato. Per me è la scarpa dell'anno. Devastante. Di quanti anni fa però? Mi pare 2019 questo. Da quelle di Travis partiamo con la collezione di Travis. No, dammi quell'altra, va. E queste? Memano pure queste. Con il grills qua davanti. Con dentro scritto Travis Scott al contrario. Ma queste qua, raga, non le ho mai indossate. Cioè, non le ho letteralmente mai indossate. Queste qui al matrimonio. Queste sono pazze. Poi c'ho questo. C'entra con le scarpe, no? Vabbè, c'entra con Travis. Queste qui, le Dunk, sempre di Travizio Scotto, devastanti. Io le adoro pure, queste le ho indossate un bel po' in realtà. Le ho messe in un bel po' di circostanze. Queste qua, ultimamente, me le avete viste nel video con Anakin. Queste qua non piacciono a nessuno, sono convinto. Queste qui sono le scarpe della vita, ragazzi. Cioè, io ci esco sempre. Sempre. Ci esco in ogni circostanza, raga. Brutte vere. Ma frate, ne hai capito al piede. Ma a parte che stanno bene con tutto, no cap. Non è vero. No, okay. No, no cap. E poi sono giga comode e le amo. Non so perché. Cioè, queste qui sono. Appena l'ho vista, ho detto cazzo se sono brutte. Però poi ho detto, senti, io le compro uguale. Mai scelta fu più saggia. Ecco, queste secondo me sono le più brutte delle Travis. Non è vero. Che sono le Air Force One. Sempre di Travis. Queste qua a me non piacciono, ad esempio. Però per il bene della collezione ce le ho. Ci aveva spiegato Francesco al tempo ogni striscia, ogni patch riportano a un ricordo di Travis, una situazione nella sua vita. Quindi comunque hanno tipo un valore affettivo, immagino, per lui. Però mamma mia, non mi piacciono per cazzo. Sì, esatto, cioè sta cosa è brutta in culo. Cioè non la userei mai. Magari levando questa diventano pure accettabili. Bam! Stonk! Oh, pure queste no, ho pagate. Urlo del Sium. Altre di Travis. Pure queste qui non le ho pagate, raga. Si gode. Onestamente preferisco quelle nuove. Il colore in realtà ha Stonks. Ma me faccio sborrà. Le scarpe che il maestro ama. Bam! Queste il maestro le detesta. Eusebio Baby. Tutti sfasati i colori. Queste è Absolute Grail. Assolutamente sì, frate. Ma sono tutte delle Grail queste qua. Ma sono devastanti, io le amo, raga. Queste sono le uniche new entry dall'anno scorso, che sono arrivate pure adesso, me le avete viste pure di recente. E queste qui secondo me sono tanta tanta roba. Secondo me sono molto più belle queste piuttosto che verdi. Che quelle verdi.
Io queste le adoro. In realtà cambia colore. Sì, sono le Six. E la mia collezione di Travis è finita. Allora, vai, dammi queste, vai, che così facciamo il meme. Voi mi conoscete, parlo per le persone qui su Twitch. Le persone qui su Twitch sanno i miei gusti e sanno che le Yeezy mi fanno cagare. Però un giorno ci fu una bella scommessa e niente, mi sono dovuto comprare ste cose. Mi sono dovuto comprare staggeggio. Sembrano un alien. Beh, in realtà sono fighe. Allora, posso dire, sono comode. Infatti sono buone per portarci giù Atena. Queste qui diventano fosforescenti al buio. Sì, pure fosforescenti al buio. Però io, raga, io ho un problema con le Yeezy. Non va la piada male, mi fanno schifo al cazzo. Ah, queste qui invece sono... queste qua sono particolari. Pure queste le uso un sacco. Queste qui sono le Sakai. Guarda dalla cam la colorazione che sembra verde. In realtà sono tutte nere. Queste qui sono le Sakai. Vedete che c'hanno pure il pezzo di gomma qua che fuoriesce. Che merda. Boh, vabbè, te dico, sono comode. Pescicce così per il meme. Perché poi c'è il doppio laccio, vedi? Il laccio, a parte che è il doppio, c'è tipo il nastro. C'è il nastrino. Prima di tirare fuori le altre, vi faccio vedere pure la new entry. Queste me le ho messe in etichetta. Che sono le ultime che ho comprato, regà. Che sono le... le Dunk, le Ambush. Io adoro questa roba dello swoosh, raga. Cioè, io adoro il fatto che lo swoosh sia... esca fuori, è devastante. Ah, aspetta, vabbè, queste qua sempre nella box. Queste qui sono le Fear of God, mi sembra, no? Ammazza se mi piacciono queste, raga. Però, porco zio, permettemele, che palle. Cioè, queste sono una bomba, però permettetele veramente una rottura dei coglioni secolare. Sono pesanti, sono un sacco pesanti. Pure proprio al piede, cioè, ti sembra di aver preso almeno 7-8 kg solo con la scarpa. Pure queste stavano nella box del un K-Hype che avevamo comprato e ci avevamo fatto sia il video che la stream. Quando inizi a fare un po' di soldi, puoi cominciare a a spenderli così, ti vuole va due soddisfazioni e vuoi comprarti le cose, le scarpe. Che cosa fai? Sei Zano, ok? Che fai? Ti compri le Zanotti solo per il meme. Ti compri subito le Peppe Zanotti. Le prime scarpe che ho comprato in assoluto solo per il meme, raga. Però sono belle. In saldo le ho comprate 3 piotte, 3 e mezzo, una cosa del genere. Zano con la scarpa Zanotti, sì, è un meme che andava fatto. Poi ci sono queste di Giucchi. Queste qua le usate pure loro un sacco. E minchia, amarre fragiche, ma me fanno impazzire. Sono veramente belle, continuano tuttora a piacermi, nonostante ci abbiano ormai 2 anni e mezzo. Sono belle da marre, regà, però ammazza, a me piacciono un bel po'. Arrivano i due sinistri, dammi i due sinistri, va. Bam. Queste sono brutte fragiche. Queste sono brutte in culo, ragazzi. La storia in realtà è ancora più deep, perché queste qui comprate sempre in negozio. Esco dal negozio, torno a casa, apro la scatola, c'erano due sinistri. Non c'era la scarpa destra, c'erano due sinistri, ragazzi. Perché te avevano fatto vedere due modelli. Esatto. Cioè due... avevo provato due modelli, avevo provato. Lo stesso modello ma con due disegni diversi. Esattamente. E niente, poi praticamente quanto... che era questo poi? Che era questo? Che poi ce l'ha pure Rebecca. Queste qua sono pure quelle. La differenza di piede sembrano le scarpe per bambini. E queste qua sono quelle di Rebecca che... oh, vi dico, regà, saranno brutte, saranno racchie. Sono comodissimi. Mamma mia, frate. Cioè, tu stai a camminare scalzo per strada. Poi ti dirò, ai piedi rendono pure. C'ho, vabbè, di là c'ho un paio di scarpe brutte, raga, che non ve sto manco qua a far vedere, perché ormai l'ho consumate, distrutte, annichilite. Ce l'ho usate talmente tanto che ormai non c'hanno vita propria. Quanto costa la Zano Collection? Sono 16.500 euro di collezione di scarpe, mi dicono. Circa 17.000. Pensando che però alcune sono usate, rovinate, quindi avranno perso il valore. Vabbè, certo. Però altre l'hanno acquisito. Cioè, tipo io le Travis, per dirti, 500 euro le ho pagate. No, le Jordan 1 di Travis, 5 piotte, però stanno a 1.400. Sì, ma le usate. Poi ovviamente sono usate. A parte non le venderò mai. Quindi è solo una cosa personale. Però sono 17 bomboloni in 3 anni. Però le ha messe Cristiano Spadaccini, giustamente, la chat dice. Quindi, anzi, te faccio alla Virgil, te ci scrivo Zano accanto.